Questo episodio è offerto da mentorscanner.com. Cosa vuol dire fare WhatsApp Business con API con queste piattaforme anziché farlo dal telefonino, che è come dal giorno alla notte? Ma una volta che io ho questi strumenti sono degli strumenti completamente passivi, inanimati. Prima facevo l'esempio, la metafora dell'automobile, è una macchina. Ma se io non ho fatto la scuola guida e non so guidare e non so curvare, non so cambiare, adesso c'è il cambio automatico nelle macchine nuove, ma non so gestire con realtà la macchina, e questi sono i contenuti fuori di metafora ovviamente, io alla fine ho una macchina della quale non so molto bene che farmi, anzi rischio magari di andarmi anche a piantare alla prima curva, leggi, rischio di andare a inviare contenuti in maniera un po' approssimativo, in maniera non mirata, in maniera non efficace, andando lì a giocarmi davvero la credibilità con i clienti, perché se i clienti sulla mail, la relazione sulla mail c'è, e sulla tutela della difesa della loro mail l'hanno, come si dice qui dalle nostre parti, l'hanno data su, cioè hanno un po' rinunciato, infatti tutti noi abbiamo 65.432 messaggi e poi un giorno fai seleziona tutti e ne elimina. Ok, quindi su WhatsApp le persone sono molto gelose di ricevere unicamente contenuti interessanti per loro, e quindi se un brand si dota anche della più sofisticata piattaforma di API ma poi non ha le idee chiare sulla strategia con cui andare ad approcciare i propri clienti, ottiene l'effetto contrario, cioè va a rompere le scatole, viene percepito come uno spammer, si rovina la reputazione, e quello strumento su cui magari ha investito e sul quale aveva riposto anche molte fiducia facendo bene a riporle, in realtà poi gli si torce contro perché c'è una inabilità, diciamo, l'utilizzo che su WhatsApp esplode in maniera ancora più dirompente, perché una mail scritta male probabilmente non viene letta, ma un WhatsApp scritto male viene sicuramente letto, ma se è scritto male e chi lo legge coglie che è scritto male, in qualche modo sviluppa un sentimento nei confronti che non è positivo. Ti dico, a volte mi hanno mandato dei messaggi veramente sgrammaticati, ma non per errori di battitura, perché è difficile per tutti scrivere magari sul tastierino mentre sei in giro, però mi hanno mandato della roba che non si poteva vedere. Allora mi domando, ma non possiamo attaccare a WhatsApp Business ChatGPT, che almeno scrive cose più sensate?